Pronto? Sì. Ah, beh, te tocca. Andiamo su. Intro. Chi è? Niente meno. Niente meno che lui, Giuseppe Conte, official. Giuseppe Conte è questo qua. No, perché magari qualcuno cominciava a guardare. È quello con l'orologio. Dove è andato? Ce l'ha annunciato prima volta, è andato a Hanoi e si trova in, Francesca? In... Tra... In Vietnam. In Umbria. No, in Vietnam. No, in Vietnam. Lo devi dire, c'è tanta gente che non lo sa, tipo me che ho detto Thailandia fino a ieri. Sì, sì, tu hai detto ai noi. Okay. Vabbè, comunque è andato in Vietnam e vabbè, ha fatto incontri importanti, cose, adesso vedremo cose di vertice. Prego, ho filmato. Questo è un momento importante. Estratte dalle sue storie su Instagram. Questo c'era scritto non dar da mangiare i pesci, ti dico solo questo. Sì, sì. Lui, lo sanno tutti, se gli dai una mollica di pane li trovi a galleggiare perché sì. C'è una reazione chimica proprio tipica di quelle acque per cui muoiono subito tutti i pesci. 10 pesci rossi ci ho ammazzato. Ecco. Ora della frittura, come se magna. Hai visto poi come ho fatto alla fine? Così, cioè, ieri era un Danini, eh? Che roba, bravo. Infatti, parlando, ok, qua siamo al mausoleo di Ho Chi Minh. Ci si arriva così. Guarda qua. Ora, attenzione Diego. Lo studio di Ho Chi Minh all'interno della sua dimora. Questa è la scrivania di Ho Chi Minh. Praticamente dagli anni 70, 60 che non viene toccata da nessun essere umano. Viene spolverata così. Sì, sì, sì. Arriva lui. Arriva Giuseppe Conte. E ci mette ecco il qua. Ci mette proprio l'impronta digitale, allora. Ci prende lui. Da oggi sulla scrivania di Cimici sarà sto segno così. Sì, sì, sì. Ma gli hanno fatto mettere pure le scarpette sopra scarpe. Ancora unte de mollica che aveva buttato ai pesci, tra l'altro. Cioè, si è pulito. Ogni giorno, ma dopo... Vabbè. Tra l'altro c'ha le pattine, vedete i piedi sotto? Proprio perché lì... Hanno detto, per fargli capire, si metta questo... Lasciava impronte dappertutto. Che, ma che è? Sì, sì, sì. Come così perdone. Vedi, ha fatto... Così, ha fatto... il presidente passa di questi paesi. E comunque chi la fa la vita di Conte così in giro per il mondo, eh? Bella, solo lui la fa. Solo lui. Eccola. Hai visto? E il Rocco Casalino, anche il Vietnam. Ma che ci andava a fare? Che è traduttore, conosce il thailandese? Comunque è andato. Prego. Che bella vita, Diego. Che bella vita. Però se la merita. Perché Conte meritava di distrarsi un po' perché c'ha avuto una settimanella che è cominciata domenica 2 giugno, festa della Repubblica. Poche soddisfazioni qua per Conte. Sì, guarda, lui praticamente è in parata, con altre autorità vicino a lui c'è Fico. E niente, adesso prego la musica di fare silenzio perché qua va ascoltato proprio l'audio. No, non volevo reprimere. Capite come viene acclamato? La creatività, è proprio perché è importante qua. Presidente, si offendono subito, bisogna subito dirglielo che non è proprio un'esigenza per pure il pubblico. Allora, guardate. Saluti. La gente chiama Fico, Fico, bello Fico, poi lo chiamano e lui fa non pago affitto, non pago affitto, è subito andato là, no? E quello dice ma io sono il presidente del consiglio, quello è il presidente della camera, Fico, Fico, Conte, niente, non chiama nessuno, lui continua a camminare. Niente, la gente fa forza Matteo, grande Salvini, e lui dice beh saluto, tanto hai visto mai, già che c'è sto, e niente, poi sopra qualcuno gli dice pure risolleva l'Inter, veramente, questo è giù, è vero? Prendendolo per Antonio. Sentite? Poi sembrate che è una battuta facile, no, la gente che lui passa, brutto, proprio brutto, cioè il Presidente del Consiglio, lo prende in giro. Della Repubblica,
Non è che dice oggi prendiamo per il culo il Presidente del Consiglio, no, è il momento più ufficiale, più istituzionale di tutti, e questa è la media del commento, finché poi non gli viene riconosciuta comunque la professionalità. Totto buono, professore De Manica Larga, un applauso a Giuseppe Conte, che alla fine comunque, no? Capito? Ricapitolerei. Hanno chiamato allenatore dell'Inter, sì, Matteo, sì. Salvini, professore, mio figlio ha fatto esame con lei, nessuno gli avesse detto presidente. Di tutto mentre veniva esaltato bello figo. Sì, sì, lui si aspettava complimenti tipo la fase 1 è andata da paura, adesso aspettiamo tutti la fase 2. Invece il suo governo, la sua coalizione. Sì, che cambiamento incredibile. Ok, andiamo avanti. Dottor Conte. Quello l'ha chiamato Dottor Conte. Sì, sì, Dottor Conte, perché dice questo sarà sicuramente. Ma come Dottor Conte? Sono professore 1, sì, sono presidente 2, questo era il giorno 2. Sbrocca, non va bene, qui la gente non ha capito chi comanda. Lui alle 9.52 del 3, il giorno dopo, fa questo tweet, ti prego. Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ho alcune cose importanti da dire a tutti voi, mica come tutte quelle che vi dico da soli. Potete seguirla in diretta e guardate l'espressione seria, no? E niente. Dalle 9.52 che ha fatto st'annuncio, tipo quando una volta la ragazza diceva te devo parlare, però stasera quando torni? Ma dimmo mo. Sì, sì. No, io da mo fino a stasera ha bloccato un paese. Sì, stavamo tutti là che ci deve dire. In corsa. Sarà una cosa brutta. Dice, che ci dovrà dire? È una cosa importante. È una cosa... Così, fino alle 18.15. Finché vabbè, poi... Parte puntuale. Eccoci qua, siamo alla conferenza stampa, c'eravamo... Sei preparato 8 ore? Tranne celata, c'eravamo tutti e... c'eri, c'eri. Esattamente. È vero, Paolo, tu quando passa la storia, celata, tu non ci sei mai, non si sa dove sei. Cioè, io so è passata stare la al storia. Mio posto, so stare al mio posto, cioè celata era da noi. Vabbè, quindi non lo so, è andata così, volevo dire, ho pensato adesso che eri l'unico di noi qua... Però io ho seguito. Hai seguito? Certo. Ok, vediamo. Esordio. Esordio comincia così. Buonasera a tutti. Sabato scorso è stata la festa della Repubblica e ricordo anche il primo compleanno del governo da me presieduto. Ecco. Vabbè, no. Già c'è un errore. È un'imprecisione. Sabato scorso era 1° giugno. È per lui però è tutto insieme, fa un pacchetto unico. E lui, il suo governo, effettivamente celebrava il primo compleanno il 1° giugno. Ha messo tutto insieme. Che fai? Non sposti la festa della Repubblica? Comunque il discorso comincia e dopo 15 minuti che tutti dicono c'è dovevi dire una cosa importante, i commenti... A coso? E quindi? Che noia. Avvocato, concluda, avvocato. Commento migliore, secondo me... Sono disposta a rivedere sta roba solo se doppiata da Celenza.